presentazione fatta in PDF, tra l'altro, l'ho poi trasformata da PowerPoint a PDF, e poi scorro io tranquillamente con il. Ok, allora, ISTA è l'International Sport Travel Agency Association, ha sede a Losanna, Maison du Sport, che è il palazzo principale della sede della maggior parte delle federazioni internazionali, alcune anche europee, e quindi abbiamo deciso anni fa di basarci direttamente nel cuore dello sport mondiale. Allora, è un'associazione no profit che si occupa soprattutto del miglioramento e dell'ampliamento del network tra esperti di settore, che siamo tutti quanti tour operator esperti in gestione di logistica ed eventi sportivi e anche sport management. Ovviamente rappresentiamo oggi quasi 100 membri, di cui non più di due affiliati per ogni nazione, quindi spaziamo dagli Stati Uniti all'Italia, l'Argentina, l'Australia, la Germania, la Francia, eccetera. La cosa più importante ovviamente è il networking e soprattutto la comparazione delle differenti culture di lavoro per poter comunque crescere e migliorare sempre di più in quello che oggi è un settore che purtroppo, soprattutto in Italia, ancora deve iniziare ad entrare nell'ottica d'idea di una profittabilità di business. Purtroppo noi nel 2008 addirittura con un intervento sospendemmo momentaneamente i dottorati di ricerca e sport management per poi dopo averli ripresi dopo. Quindi per farvi capire anche comunque come l'Italia ha attraversato dei momenti di chiusura in quello che è oggi un business verso alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti, dove comunque nasce, è nato lo sport business, punto e basta, perché lo sport business nasce negli Stati Uniti. È inutile proprio andarci a girare intorno, ma noi no. Allora, oggi il mondo dello sport business è diviso in tre zoccoli duri. La parte business profit americana, la parte valoriale etica europea e la parte, diciamo, statalista, organizzata ovviamente dipendente dallo Stato, la parte, diciamo, dello zoccolo vecchio dell'est. Io posso ritenermi fortunato perché ho deciso di fare un percorso di studi che ha abbracciato tutte e tre le filosofie, quindi delle volte mi rendo conto di poter dare anche delle valutazioni anche positivi su sistemi che magari per noi possono non essere ben accetti. Ogni sistema ha le sue positività. Ovviamente il sistema europeo è un sistema carico di valori, carico di cultura, dove io ne vado fiero. La parte ovviamente americana è sicuramente meno valoriale, molto profit, molto focus sul profitto. Non esiste oggi per una federazione sportiva americana gestire un evento che non vada a profitto. La parte, diciamo, dell'est sicuramente vede sicuramente la presenza dello Stato molto incidente. E questo permette anche di poter supportare le scuole, aprendo anche dei club specifici per ogni disciplina. Io ho fatto un'intervista circa 20 giorni fa, durante un evento sportivo, a due atleti ucraini che hanno ovviamente esposto e spiegato come funzionava e come funziona oggi il sistema sportivo in Ucraina. Oggi il sistema sportivo dei paesi dell'est ha sempre visto ogni disciplina essere assorbita da un tipo di scuola. Abbiamo il tecnico qua che ci dà una mano. Perfetto, grazie mille. E quindi ecco, per dire chi voleva fare uno sport come il taekwondo sapeva benissimo che ci sono delle scuole a Kiev, delle high school che hanno comunque il club di taekwondo, dove è possibile ovviamente fare e frequentare dei corsi di taekwondo durante l'attività accademica, ma dove è altrettanto possibile da parte chi non frequenta quella realtà accademica poter essere, tra virgolette, membro di quel club. Ovviamente senza nessuna imposizione, perché chi pensava che ci fosse in tanti paesi un'imposizione dello Stato, indirizzando i ragazzi in base alle proprie caratteristiche verso uno sport, è sbagliato perché è sempre la famiglia che comunque è il cardine un po' della gestione, della scelta dell'atleta.
Quindi ecco, diciamo che per noi, ripeto, ISTA è molto importante la comparazione tra differenti culture. Allora, mi sono già descritto, appunto, vi faccio vedere velocemente, diciamo, i miei pilastri di expertise. Bene, iniziamo un attimino a capire il valore ovviamente del turismo. Che cos'è una definizione di turismo? Io mi rifaccio a quello che è la madre oggi della ricerca scientifica del turismo, ovvero l'Organizzazione Mondiale del Turismo, che ha sede a Madrid, dove io poi tra l'altro vengo anche come formazione di master, perché mi sono formato dopo essermi laureato prima attraverso un master di turismo, di economia del turismo, e poi sono saltato ovviamente nella realtà che amo di più, che è la realtà del turismo sportivo. Quindi riesco, diciamo, in qualche modo a fondere queste due esperienze, dove comunque vengo da una realtà travel, vengo da una realtà turismo, per poi comunque aver avuto la possibilità di espanderla nella realtà comunque sia dell'industria dello sport. Dunque, l'OMT definisce il turismo come l'insieme delle attività delle persone che effettuano uno spostamento o soggiornano al di fuori dell'abituale ambiente per almeno 24 ore, comunque per un periodo non superiore ad un anno. Quindi la parola più importante oggi nel turismo e nella definizione proposta dell'OMT è spostamento. Cominciamo un attimino a far lavorare la nostra testa. L'atleta per competere deve spostarsi e quindi è uno spostamento, e quindi automaticamente un evento sportivo o una competition di high performance porta l'atleta a doversi spostare e quindi questo genera già turismo. Questo nell'alta performance. Ovviamente poi lo sport non è solamente alto livello, lo sport ovviamente è anche livello base, dove comunque è sicuramente cresciuto sempre di più, soprattutto durante un momento di Covid, dove ci ha fatto capire quanto è importante avere comunque il rispetto della gestione fisica e mentale di noi stessi. E facciamo ancora un altro passo indietro. 776 avanti Cristo, i primi Giochi Olimpici nella città di Olimpia. Erano ovviamente organizzati cercando di assorbire l'interesse dei partecipanti che dovevano incontrarsi tutti quanti ad Olimpia. E quindi questo già portava uno spostamento. Ognuno era anche libero di poter portare dei doni o degli oggetti caratteristici di quella zona. E quindi qua già entriamo nella parte di turismo folk, di turismo e cultura. Quindi, come vedete, già dai primi tempi del 776 si cominciava a percepire questo binomio sport e turismo. Poi ovviamente nel 393 da parte di Teodosio c'è stato un break per poi dopo essersi ripresi piano piano nel tempo. Quindi la prima cosa che dobbiamo pensare è spostamento. I Giochi Olimpici, la massima espressione di un evento sportivo, nasce coinvolgendo gli atleti attraverso uno spostamento. Atleti ovviamente che dovevano avere una cultura di medio livello per poter poi dopo, alla fine della propria prestazione positiva e anche negativa, raccontare la propria esperienza. Anche qua leghiamo lo sport alla cultura, lo sport allo spostamento. Definizione di sport. Io mi riprendo ad un collega, da Gradi, che è un sociologo, ricercatore, anche lui accademico, nel 2002 ha fatto un piccolo excursus storico di come si è creata la parola sport. Ovviamente nel 1893 la parola sport è stata definita negli Stati Uniti, ma qua facciamo un passo indietro. È una parola di derivazione anglo-normanna e francese proveniente dal verbo desporter, deporter, eccetera. In francese moderno, déporter, che tra gli altri significati, come deportare, aveva quello di intrattenere e divertire, quindi l'intrattenimento e il divertimento sono anche la base non solo dello sport, ma anche del turismo. Anche qua un altro collante, anche qua si crea un binomio tra sport e turismo. Quindi la storia ci fa capire quanto c'è dipendenza, e questo è molto importante perché la storia non la cambiamo.
Il verbo francese deriva dal latino desportare, portare via, portare via, quindi trasferimento, divertimento e trasferimento. I verbi francesi divertir, distrair, che significano anche intrattenere, divertire, hanno avuto uno sviluppo semantico simile. La nozione comune a questi tre verbi è quella di volgere, guidare, distogliere l'attenzione da occupazioni serie o tristi verso un divertimento. Quindi qua uniamo ancora di più. Si fa una vacanza per quale motivo? Per rilassarsi, per divertirsi. Si fa sport per quale motivo? Per rilassarsi, per divertirsi. Sono già comunque sia due pilastri in comune. E questo ovviamente ci porta a poter selezionare quello che è il pilastro fondamentale, che è lo spostamento, dove sia il turismo che lo sport dipendono tutte e due dalla parola spostamento, divertimento e rilassatezza. Quindi questo ha fatto sì che soprattutto alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti, hanno creato nel turismo sportivo quello che è oggi una delle più grosse profittabilità dell'industria degli Stati Uniti stessi. Arriveremo dopo ovviamente a una valutazione di dati perché, come vi ho detto, noi parliamo non per opinioni, ma parliamo attraverso valutazioni, attraverso dati di ricerca che hanno almeno 2500 interviste, che poi svolgono attraverso finalizzazioni di moda, media, mediana e quant'altro. Allora, arriviamo appunto al binomio sport e turismo. Sono due significati indipendenti ma dipendenti nello stesso momento l'uno con l'altro. Quindi anche quello che la collega prima ha precisato nel cicloturismo è fondamentale. Ritorniamo a dar ragione a quello che ci dice la storia. Lo spostamento può portare al divertimento, può portare all'attività fisica e la connessione tra sport e turismo. Il turismo ovviamente è anche comprensione e anche involucro di cultura, di esperienza. Lo sport è anche involucro di cultura ed esperienza. Spesso e volentieri si fanno delle interviste a questi, diciamo, professori di sport management americani. Un mio collega, Nels Pop, che è uno dei più grossi esperti di ticket sportivo, che oggi è ricercatore all'Università della North Carolina, dove nacque il famoso Michael Jordan, ha sempre detto ovviamente che lo sport è caratterizzato non solo l'evento sportivo dal divertimento e dalla possibilità di vedere delle occasioni uniche, ma soprattutto dal memories, dal ricordo. E questo riprende anche la famosa intervista nel 2006 al CEO della Walt Disney, al quale gli si faceva una domanda: qual è il segreto del tuo successo? Uno magari poteva aspettarsi, beh, ai servizi che vendiamo, al nostro branding, no? Lui rispose: ai memories, noi vendiamo ricordi. È vero, perché alla fine sostanzialmente è il ricordo. Se voi vedete anche l'attività di memorabilia, che sarebbe la famosa azione di collezionisti di oggetti sportivi, negli Stati Uniti c'è un mercato di oggetti sportivi da memorabilia pazzeschi. Dal Mike Tyson al Muhammad Ali a magliette di Joe Montana, Tom Brady firmate, dove per loro hanno un valore, te le certificano attraverso un documento. Proprio perché per l'americano stesso, ma anche per l'anglosassone, quindi l'inglese, è molto importante il ricordo, avere comunque sia a casa l'elemento, l'oggetto di qualcuno che ha fatto la storia e che rappresenta quelli che sono i tuoi valori, magari familiari. Anche perché questi personaggi, ma questo varrebbe, spero che dovrebbe valere anche per gli atleti europei, quando si gioca portando il proprio nome dietro le spalle, si rappresenta il valore della propria famiglia, della propria nazione, della propria cultura. Quindi per loro questo è molto importante. Allora, un attimino, ecco qua. Allora, andiamo un attimo a vedere, cominciamo a entrare un po' nell'ottica dei dati, perché qua magari noi docenti parliamo, 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 ma senza dati non siamo credibili. Dobbiamo parlare con i dati alla mano per convincere ovviamente le persone che quello che stiamo dicendo, la valutazione che stiamo dando, è comunque tangibile, è oggettiva. Allora,
Quanto è il contributo oggi del turismo e dei viaggi nel PIL, tra virgolette, mondiale? Andiamo a vedere ogni nazione quanto contribuisce attraverso l'azione di turismo, l'industria turistica nel PIL mondiale. Beh, basta vedere gli Stati Uniti, basta vedere la Cina. Qua parliamo ovviamente in bilioni di dollari. E basta vedere anche il Giappone, la Germania. Fiero anche di vedere anche l'Italia, dove magari su alcune cose rappresenta sicuramente un'accelerazione, su altre devo un attimino lavorare. E, la prima cosa che io vorrei sottolineare è l'Italia sicuramente ha 58 milioni di abitanti e quindi il suo supporto al PIL mondiale è sicuramente più basso a confronto di quelli degli Stati Uniti che sono più di 200 milioni di abitanti. C'è da dire una cosa però, probabilmente gli Stati Uniti l'hanno creato questo movimento, coscienti di non avere una cultura storica che ha l'Italia che è facilmente vendibile. Un po' il discorso su tante situazioni, spesso ci si abbandona a quella che è la capacità e la convinzione di essere scontati. Ci sono dei paesi che sanno benissimo di avere dei limiti, ma lavorano su questi progetti. Oggi nel mondo del travel, nell'industria turistica, il produttore più alto è comunque, sono comunque gli Stati Uniti d'America, sotto ogni punto di vista. Questo non vuol dire che sono migliori di noi, è una valutazione oggettiva. Allora, andiamo a vedere quanto è salito il contributo anche del PIL in Italia dell'industria turistica. Vedete che nel 2019, prima di questa maledetta pandemia, stavamo facendo veramente dei passi da giganti, dove comunque confrontato nel 2009 che ha avuto una caduta accelerata quasi nel baratro, nel 2019 ha avuto una ripresa. Questi sono dati della Oxford Economics del 2022. Qualsiasi persona non è d'accordo, non è così perché sono dati attraverso 2.500 interviste. Allora, andiamo a vedere anche quanto è importante l'incidenza degli arrivi dei turisti in ogni nazione. Qua cerchiamo di capire quanto l'Italia può lavorare, quanto l'Italia possa offrire. Ovviamente gli Stati Uniti e la Francia sono un po' erano i padroni degli arrivi fino al 2019. Non parlo di cifre, sennò poi dopo dovremmo cominciare a spendere tempo su tempo e la lezione poi è già terminata. La cosa che io cercherei di evidenziare è questo gap di differenza tra Italia e Spagna, dove l'Italia ha 58 milioni di abitanti, la Spagna ce n'ha 10 milioni di meno, anche un po' di più, quindi parliamo di uno scostamento del 20% di differenza di quantità di abitanti in queste due nazioni. Ma nonostante ciò, gli arrivi nella Spagna superano del 22,75% quelli dell'Italia. Una nazione che sicuramente ha grande capacità, dove io rispetto personalmente molto, ma forse dal punto di vista culturale non ha tutto quello che ha l'Italia. Ma nonostante ciò, sono riusciti a creare un indotto molto forte. Vi faccio un piccolo esempio. Facciamo un piccolo esempio con i Giochi Olimpici. I Giochi Olimpici ovviamente lasciano sempre delle legacy. Le legacy olimpiche sono 13, 1-3. Non sono 4-5, sono l'eredità che un evento lascia prima, durante e dopo l'evento. Esempio dell'eredità che si può generare prima dell'evento, basta vedere i prezzi dell'industria immobiliare che lascia un gioco olimpico. Se voi oggi andate a Parigi e provate a comprare un appartamento, sicuramente ha una sopravvalutazione del 30, del 25%. Questo grazie anche al branding che sta facendo un gioco olimpico. Chi dice che il gioco olimpico è una perdita, allora io vi parlo da imprenditore, tutto ciò che è mal gestito è una perdita, ma tutto ciò che è ben gestito è un profitto. È chiaro che poi bisogna sempre avere relazionarsi anche con gli stakeholders. Purtroppo oggi nei giochi olimpici gli stakeholder attivisti sono comunque
diciamo, i commentatori in negativo sono i rivoluzionari, come successe anche a Sydney con il caso dei Greenpeace che attraverso le navi volevano boicottare prima dell'inizio dei Giochi Olimpici questo grande evento. Là comunque sia poi si è trattata di una grande capacità di mediazione da parte del governo australiano e si è risolto. Quindi la prima cosa che bisogna fare, spesso e volentieri, è convincere gli stakeholder attivisti che quello che stanno dicendo non è giusto. Oggi, soprattutto con Agenda 2020, Agenda 2021 fatta dal CIO, ci sono proprio dei suggerimenti che un comitato organizzatore dovrebbe seguire per far sì che comunque un gioco olimpico possa essere produttivo, ma non solo dal punto di vista della profittabilità economica. La profittabilità, ragazzi, non è solamente tangibile dal punto di vista economico, la profittabilità è dal punto di vista anche sociale. Basta vedere quello che ha fatto oggi Londra 2012, che io ho vissuto personalmente, un evento olimpico fantastico. Hanno sicuramente avuto dei grossi investimenti, ma che stanno riprendendo con il tempo. Quello che è cambiato a Londra è la sociabilità, la possibilità comunque sia di avere una nazione sana, migliorata culturalmente, migliorata socialmente, migliorata fisicamente. Più il 25% dei ritirati, quindi dei pensionati, abbracciano l'attività sportiva. Quello che la collega diceva oggi con il cicloturismo sono attività che si fanno da più di 30 anni, da più di 25 anni nei paesi anglosassoni. Cioè, per dire, un mio amico che è un esperto, un appassionato di open water, ma ci sono delle società in Inghilterra che organizzano degli open water tour anche in Italia, ma hanno tantissime richieste, ma non solo per gli appassionati, ma anche per persone che magari mentalmente hanno necessità di abbracciare una nuova avventura che sia positiva socialmente, fisicamente e culturalmente. Tornando al fatto anche del gap tra Italia e Spagna, basta vedere quello che ha fatto Barcellona. Apro e chiudo le parentesi. Molti dicono progetto fantastico, frenata non era così, perché se voi comparate i due progetti, Atene e Barcellona, quello di Atene era dal punto di vista accademico 10 volte migliore, ma è stato gestito male. Quello di Barcellona è stato gestito bene, perché ha rilanciato una città che francamente prima delle Olimpiadi non era Barcellona, dove oggi si trova al terzo o quarto posto del ranking come arrivi di turismo. Basta vedere quanto hanno usato il branding del Barcellona Calcio, Messi, non Messi, ok, dedicato e aperto a tutti gli operatori. Noi come ISTA abbiamo fatto per 2 volte il congresso a Barcellona, collaborando anche col Barcellona Football Club, portando ovviamente tutti gli interessati a vedere quanto danno importanza ai tour operator, quanto danno importanza ovviamente ai turisti. Questo è molto importante. Ovviamente poi vedete quello che stanno facendo con la candidatura degli Olimpiadi invernali, la Catalogna insieme all'Andorra. Uno dice, la Catalogna che c'entra negli sport invernali? Hanno usato ovviamente questa possibilità per poter rilanciare ancora meglio la città. E io sostengo che è sicuramente opinabile, ma paragonare Barcellona e Roma è difficile, Eh perché sì, Roma è buongiorno, una sono città Giovanni Bertagni, geologo. culturalmente che è la numero uno. Buongiorno, Barcellona c'eravamo cosa ha sentiti con lei fatto in ieri, maniera invece che molto con. smart? Ha capito che non Ok, poteva competere sentivo. con Parigi, Roma, Londra Niente, volevo dal sapere punto di se vista c'erano ancora storico. dei dubbi, delle Ha problematiche. puntato su quelle che sono altre necessità. Ha puntato anche sul mercato anglosassone. Gli anglosassoni sicuramente sono meno pretenziosi di tanti altri paesi. Basta magari una buona Ma struttura con la lo so, me l'ha piscina, detto. un club per divertirsi. Se vedete anche gli Lloret de Mar, Tossa de Mar, sono tutte realtà con strutture che fanno interesse a questo tipo di cultura. E hanno portato Barcellona, con Sì, un non insieme c'è problema, non ovviamente c'è problema. di pilastri, a diventare oggi tra Va bene. i top 5 Ma io d'Europa. ti confermo anche che E ci fossero l'Italia a questi questo giovani punto è giovani un pochettino più dati indietro. Basta vedere internazionali anche che nelle hanno fiere fatto del formazione dal punto di turismo, vista nelle geologico, fiere del raccontare qualcosa, turismo, non il esiti a padiglione chiamarmela. sport e Una cosa è turismo quella che se la espone seconda la cosa che ti Spagna. volevo dire.
ieri ha vinto molto più grande, molto più aggressivo del padiglione che espone l'Italia, che forse secondo me non c'è mai stato un padiglione sport e turismo specifico dell'Italia. Non faccio critiche, faccio analisi oggettive, non mi odiate, ma io dico la verità. Tant'è vero che spesso e volentieri i ricercatori accademici sono odiati, perché noi diciamo la verità, è come sui virus, no? Sul virus, spesso e volentieri si diceva la verità, qualcuno lo accettava e qualcuno no, ma questa è la realtà. L'Italia non ha un padiglione di sport e turismo. Perché io ti dico questa cosa qua. Quando noi potremmo tranquillamente, attraverso anche i progetti della collega, essere i numeri uno al mondo. Perché non era con tutto, sport, cultura, piacere, adesso benessere, hanno tutto. Fatto questo con la forestale, ha fatto vado avanti. Il processo di digitalizzazione della cartografia, allora, del vincolo. Cerchiamo anche di vedere anche nei particolari quali sono stati quadro, nelle attività in Italia il supporto che lo sport ha dato all'industria sportiva, diciamo. Quindi ecco, l'industria italiana e la nazione italiana quanto ha supportato l'industria sportiva e del divertimento. Mi fa piacere vedere ovviamente che siamo enormemente saliti nel 2019. Questo vuol dire che stiamo recuperando, che stiamo cominciando a capire che un healthy life for happy life è importante. Anche questo è un dato Istat 2021 su più di 2500 interviste. Andiamo un attimino a capire la situazione degli eventi sportivi. Dopo andremo a capire che cosa vuol dire un evento sportivo, quali sono gli eventi sportivi e come si dividono. Io preferisco fare un attimino una spiegazione molto accademica su questo, per il semplice fatto che se non capiamo determinati termini non possiamo ragionare e non possiamo neanche avere delle idee da poter proporre. Ripeto ancora una volta, purtroppo non stiamo negli Stati Uniti, non stiamo negli anni Ottanta, le idee di pancia non vanno da nessuna parte. Un'idea, come mi disse all'epoca il presidente Gola, all'epoca presidente della Federazione Italiana Atletica, tutti i progetti devono essere sostenibili, se no è meglio che non li proponi. È impossibile. Possiamo vedere oggi che purtroppo il numero degli eventi sportivi nel 2019 hanno un gap di differenza pazzesca, perché 101.335 eventi sportivi sono dedicati e focus al calcio, poi 12.922 agli altri sport team, 6.521 agli sport individuali e 9.000 e passa su altri sport. Beh, facciamo un attimo un passo indietro, non riusciamo ancora ad uscire da quella che è una cultura multisportiva, siamo ancora troppo ancorati al mondo del calcio. Il mondo del calcio, tra l'altro, attenzione, non porta turismo, è sicuramente un evento focus sul locale, ok? Non abbiamo sfortunatamente degli stadi in grado di poter comunque accettare una nuova politica, anche se ci sono paesi che fanno ovviamente oggi da esempio. Guardate quello che è successo in Albania. Io sei mesi fa feci una ricerca sullo stadio nuovo a Tirana, dove io adesso sto lavorando costantemente per alcune federazioni. 22.500 posti di proprietà tra il governo e l'Air Albania, uno stadio che dentro ha club, shopping center, ristoranti, sala conferenze, albergo. Noi, una struttura di questo genere, che comunque nacque dall'idea inglese, rifatta poi dallo Schalke 04 in Germania, non ce l'abbiamo. Quindi in realtà il calcio in questo momento non può portare turismo, per il semplice fatto che non siamo attrezzati. Uno, purtroppo non abbiamo una lega oggi tra le top 3 o tra le top 2. Basta vedere anche la discrepanza di differenza tra i guadagni dei TV broadcasting rights tra Liga, Premier e Serie A. C'è un gap pazzesco. La Liga riesce a competere quasi con la Liga, la Serie A è molto più indietro, non attrae turisti, e questo è un problema. Quindi allora a questo punto bisognerebbe lavorare molto sui medi e piccoli sport, perché oggi piano piano, come potete aver visto prima nei dati statistici riportati, sta salendo molto quella che è l'incisione economica dell'attività sportiva nell'industria italiana, quindi di conseguenza
sono gli altri sport marginali che sono più focus nel turismo. Basta vedere l'arrampicata, basta vedere il triathlon, No, va bene, adesso vedo un po' basta cosa, vedere altri dove, vedo come sport, va il grana, perché poi ho il visto anche beach una tennis e chiamata, adesso quant'altro, portano il turismo. provo a Si vederla. organizzano tornei dove da tutto il mondo vengono per divertirsi e per comunque Sì, sostare poi nella città o ok, no, una no, no, va stazione bene. e quant'altro. Ok. Allora, vado avanti. Ok. Andiamo un attimino a vedere un'altra cosa. Anche con questo dato è molto importante. Questo dato ci fa capire Sì. il numero Sì. No, degli eventi che hanno più entertainment va services, bene, quindi va hanno bene. più Ho domani servizi di mattina intrattenimento, che ho sono il quelli pranzo, ovviamente che quando rappresentano il vado. pilastro e l'anima della festivalizzazione, che oggi la festivalizzazione, ragazzi, è il futuro No, della con quale ripresa, l'ora della migliore da profittabilità andare, degli secondo te? eventi. Così Vi almeno. spiegherò dopo quello che fa la Ah, alle festivalizzazione. 8, 8 e mezza, secondo te, l'ora Magari vi migliore? faccio un Oggi piccolo vai. esempio. Lo stadio di calcio di Miami FC, di Beckham, Sì. 16.000 posti, non sufficienti per andare a profitto, per andare neanche a break-even point. Con Heineken hanno fatto un accordo dove festivalizzano attraverso un villaggio, dal venerdì alla domenica, 3 giorni prima della partita, con un passaggio di una media di 30.000 persone al giorno, dove ovviamente No, vabbè, fanno ci entertainment, diamo divertimento, ma i Super divertimento si Bowl. paga. No, Ma quando ci sta, io quando devo si sta aspettare bene che inizi, fisicamente e un corso psicologicamente, d'aggiornamento sono domani sicuro che viene a per attivare il meno, computer. soprattutto Poi dopo quello che posso, abbiamo quando ho passato in messo questa partito, posso pandemia, anche viene a andare, però non meno riesco quello alle che è 8 il problema specificamente. Devo denaro, il aspettare. problema soldo, che forse è Sì, un po' appena una. alle 9 e un È stata quarto cioè sempre un inizia il po' il corso, parto la nostro, la nostra registrazione, poi macchia di aver parto e sempre voluto vado. controllare sempre di più il Sì, non so, risparmio. dalle Siamo un 10 popolo di posso andare giù, risparmiatori, una roba ma del forse genere. è molto più importante vedere il beneficio che ci dà questa Sì, esperienza. Andiamo a vedere, ovviamente oggi le attività che hanno più intrattenimento oltre allo sport sono ovviamente le attività di film, teatrali e va quant'altro. bene. Le attività Ma sì, ovviamente mi di sembra, comunque ballo mi sembra che stiano e procedendo. Io musicali, poi le posso attività passare di giovedì teatro, pomeriggio, lo posso sport al passare quarto di posto e nuovo, quant'altro. se vuoi. Esempio, l'evento più branding del mondo, qual è? Sì. Super Bowl. Non è quello più profittevole a livello di Sì. sponsor, quella è la cerimonia di apertura, sono sui Giochi Olimpici, che dopo li vedremo. Allora, Ok. se un Super Bowl che non ha bisogno di guadagnare neanche un euro, costantemente inserisce un concerto che dura 10 minuti Va con bene, la io vale. possibilità in 5 minuti di montare e smontare, vuol dire che hanno capito loro Ok. benissimo quanto è importante oggi Va l'intrattenimento, bene, quanto può ok. portare un beneficio in Ti più e quanto saluto, può portare ciao, ciao, bye bye. automaticamente profitto, perché nel Super Bowl ci potrebbe essere l'interesse non solo dell'amante dell'American Football, ma anche dell'amante della musica, perché io quando lavorai al Super Bowl del 2015 a Phoenix c'era il concerto di Katy Perry, quindi molti avevano comprato il biglietto con la figlia per andare a vedere Katy Perry, e più ci metto anche il Super Bowl, ma io ho visto Katy Perry, ma magari c'è pure chi vuole andare a vedere il Super Bowl, che gli interessa fino a un certo punto. Quindi oggi come oggi, la festivalizzazione porta a far sì che si deve creare quello che deve essere un evento ibrido, né dolce né salato, che possa far piacere a tutti. Tutti devono entrare, come diciamo, come dicono gli americani, in questa maledetta arena. Che ti piaccia o che non ti piaccia. Ok? Perfetto. Io parlo dal punto di vista proprio. Ovviamente lo sport è anche valori, anche sociabilità, ma ovviamente non fa parte di quello che è il mio intervento. Io parlo di un intervento profit. Per farvi capire a numero alla mano quanto è importante oggi la connessione tra sport e turismo e tra turismo e sport. Vanno in simbiosi. Non abbiamo capito? Beh, ci sono altri paesi che ce lo dimostrano. Le cose funzionano. È come nel Super Bowl. All'epoca disse il mio collega: perché non fare durante una finale una cosa del genere? Ma non funzionerà mai in Italia. Ma l'hai visto il Super Bowl ieri sera? Sì, hai visto che bello? Allora ti è piaciuto. Quindi in realtà è proprio nella nostra mentalità. Siamo sempre molto rigidi, ma questo non vuol dire che siamo peggiori o migliori degli altri. È la nostra caratteristica. Quindi ancora di più. Ballo, musica sono sicuramente quelli che sono gli intrattenimenti maggiori in un evento sportivo.
Sì, buongiorno, E in un sono evento Giovanni generale. Bertagnin, geologo. Anche perché, scusami, la musica e la danza Buongiorno. non parlano E e allora, quindi sono sì, senta, la sensibili da chiamavo tutti, per no? quanto riguarda Che so, un evento il di lavoro teatro, sono che un po' state uscì la facendo lingua. sulla Sì, strada sono con l'aeroporto. Grana sulla strada. Esattamente, al ricordo. Noi dobbiamo capire E una cosa, come? sicuramente questo Sì, Covid è stato un grosso esatto. problema economico e psicologico, Allora, senta, perché ma mi hanno secondo chiamato me un sarà ingegnere, mi invece la hanno, mi chiave aveva detto ti d'uscita chiamavi perché devo da mandarvi questo lazy un moment info per tipico italiano, l'affidamento di. perché tutti abbiamo capito che al di là del Sì, con vaccino che ha l'ingegner fatto Fulchi, esatto. miracoli, Io perché oggi l'avevo per mandato combattere all'ingegner Fulchi, lo sicuramente mandai realtà no, pandemiche, mandalo ci direttamente vuole al una comune sana con ed quale mese, con equilibrata l'inviarlo, ecco. alimentazione e una vita sana sportiva di movimento. Questo ci sta e ci avvicinerà molto di più, anche circuiti in bike. Io oggi Va per dire, vi bene. posso dire che ho tanti amici da tanti paesi che quest'estate a Perfetto. settembre o agosto andranno in Puglia a fare il bike tour. Non si Sì. erano mai avvicinati. Perché? Perché vedono la città, si Ah, forse la divertono, PEC non possono avviene, mangiare bene, Monte. ma anche fare movimento. Monte. Quindi questo è molto importante, molto Strana, sì. veramente molto importante. Poi insomma, soprattutto in Sì. queste regioni, insomma, correggimi che non hanno queste montagne, quindi sono tutte piane, quindi diciamo tutto Parla, sì. sommato alla fine fa anche piacere. Quindi Sì. ancora Punto. una volta, turismo è Va bene. divertimento e tradizione anche, Va sport è bene. divertimento e Sì. anche No, tradizione. abbiamo fatto già tante Questo cose, però ovviamente porta l'ingegner Fulchi insieme ormai ha a detto poi quando generare farò un spesso uno affidamento mi spostamento. pagano. Vabbè, comunque, l'importante è Allora, che. ci sono domande, Va bene, va curiosità? bene. Perfetto, Senta, poi volevo chiedere un'altra io lei che cosa. sono Io poi online, quindi sono, diciamo un sono pochino più geologo, difficile. fatto diversi mestieri, Però abbiamo sì, molto da. perfetto. Se avesse Sì. bisogno anche di Allora, qualsiasi informazione, qualsiasi dati alla cosa, perché mano, chi abbiamo vuoi, capito io la da qualche nostra dai fame, da situazione. un comune di Quindi, montagna, cambiamenti soldi, sì, ma qua c'è da fare un montagne, cambiamento mentale, e poi un montagne. Se cambiamento, tra avesse virgolette, qualsiasi dubbio, anche progettuale. farmi una Ma chiamata, cambiamento mentale lo puoi qualcosa, appoggiare quando hai il numeri non alla esiti a mano. chiamarmi, E con il vuole numeri alla appuntare sul mano numero, se abbiamo dove comunque dimostrato di che in questo cellulare, momento vuole. le cose non vanno. Condannatemi, dico la verità, ma lo dico perché amo il mio paese, perché io adoro la mia Va Italia. Io bene, viaggio più di ci 200 può giorni essere anche un l'anno dissesto per lavoro idrogeologico, e una vi posso cosa dire che urgente, mai e perché poi mai cambierei il poi il mio paese, geologo cambierei la mia gente. spesso è Ma siccome competente, sono un insomma, cioè, professionista e adoro, perché mi catamassi, reputo una persona, un strade, ragazzo legamenti, intelligente, cose, la quindi comparazione è fondamentale. io Dobbiamo vengo volentieri, compararci. insomma, Vediamo ecco. come lavorano negli Stati Uniti, vediamo come lavorano in Francia, vediamo come lavorano in Va bene. Giappone. Cerchiamo di capire poi l'esatta formula. L'esatta formula. In Benissimo, questi paesi si benissimo. mettono i soldi da Prego, parte saluto, per buona fare un giornata, tour ciao. in bici in altri paesi, perché sanno che comunque un viaggio che fa anche bene è un'esperienza unica. Quindi è un po' di cose che comunque vanno dette. Andiamo a capire ovviamente come si dividono gli eventi sportivi. Abbiamo due divisioni, una valoriale che è del mio ex professore di master dell'International Olympics Committee, un luminare, Jean-Luc Chapelet, dal quale io ogni volta che cito lui lo ringrazio sempre perché ho imparato veramente tanto. Ovviamente gli eventi si dividono in profittevoli, non profittevoli, monosport, multisport, one-off, uno e basta, e ricorrenti. Con queste righe voi potete andare a vedere ovviamente come ci si può ovviamente andare a, possiamo valutare un evento sportivo come il Super Bowl, che è un evento che sta nella linea del profittevole una volta e basta in una città e monosport. Quindi sono queste sei le caratteristiche di un evento sportivo. È profittevole? Non è profittevole? Apro e chiudo le parentesi. I non profittevoli sono semplicemente dal punto di vista economico gli eventi organizzati dal governo, dove non hanno ovviamente bisogno di fare profitto, ma tutti gli eventi organizzati dai comitati regionali, no, no? Oppure dai privati, beh, devono andare per forza a profitto. Oggi gli Stati Uniti, a differenza del sistema olimpico di gestione federale degli Stati Uniti, è completamente differente da quello italiano, da quello francese e da quello inglese. Forse si, diciamo, assimila un pelino a quello inglese, ma non troppo. Non ricevono neanche un euro da parte del governo. I comitati olimpici americani si sovvenzionano attraverso il 7% del valore delle Ciao Ivan, sponsorizzazioni ciao.
delle aziende americane olimpiche, perché sono veramente tanti. Con questo 7% il Comitato Olimpico può e deve solo promuovere e supportare i progetti olimpici. Sì, 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 va bene. Tutto quello che è lo sport di base, lo sport di alta performance, lo devono gestire da sole le federazioni. Ma attenzione, sono federazioni che sono composte da volontari, ma questo non vuol dire che non sono esperti. Sono molto esperti e molto preparati. Alcuni sì, alcuni no. Ma per poter sopravvivere una federazione negli Stati Uniti deve comunque, uno, organizzare eventi, perché organizzando eventi puoi fare profitto, perché il profitto lo puoi fare vendendo i diritti televisivi e attraverso delle giuste gestioni di sponsorship agreement. In US, se non si va a profitto in break even point in un evento, è il dramma. Drammatica la situazione, perché non hanno soldi. Ok? Mentre quello inglese è sicuramente differente, un pelino simile, non è il governo che interviene, il governo non vuole intervenire in Inghilterra perché l'80%, il 90% dei fondi vanno alla scuola, perché per loro la cultura è la base del circolo dove ruota anche dentro lo sport. Allora il BOA, il British Olympic Association, si sovvenziona attraverso gli sponsorship agreement. Poi loro hanno creato Sport England e Sport UK. Sport England è un po' simile al nostro Sport e Salute, dove prendono l'80% dei 380 milioni di pound provenienti dalla lotteria. E queste cose le so perché a Dubai conobbi per caso proprio una persona che si occupa di queste cose. Quindi facciamo un'intervista che io poi tra l'altro pubblicai in un giornale, dove ovviamente l'80% di questi milioni di pound vanno a Sport England, che si occupa di sport di base, perché la cosa più importante è lo sport di base. Infatti perché il nome Sport e Salute? Perché lo sport è salute mentale e fisica, ed è giusto, è perfetto, un binomio perfetto. E poi c'è Sport UK invece, che si occupa dell'alta performance, che prende solo il 20% di questo 100%. Ok? Quindi questa è un po' i sei pilastri etici di un evento sportivo. Andiamo un attimino a vedere invece i pilastri e le definizioni di un evento sportivo mirato e focus al profittevole. Questo, a differenza, è stato fatto anche lei, mia professoressa di master, Milena Parent, che comunque è canadese, dove il Canada ha una cultura mezza europea e mezza americana, il giusto compromesso. Loro li definiscono in eventi sportivi minori, che sono quelli caratterizzati da una buona e media attendibilità locale e una media e bassa attenzione dei broadcasting. Poi ovviamente abbiamo i major sport, che sono ovviamente la parte opposita, eccessa, dove abbiamo ovviamente i large scale sport events, i mega sport events e gli hallmark events. Gli hallmark events sono ovviamente tutti quegli eventi che creano una connessione tra territorio ed evento, caso Wimbledon. Wimbledon oggi è legata al territorio, al quartiere di Wimbledon, all'Inghilterra e allo sport tennis. Oppure un esempio interessante, non so se li avete mai visti, gli Island Games, che sono i giochi ovviamente che si fanno in Scozia, che riproducono tutti i giochi ovviamente, tutte le gesti atletiche della vecchia cultura ovviamente vichinga. Ma là attira centinaia di persone, ma non solo interessate a questo sport, bambini, famiglie, pensionati. Guardate anche il Super Bowl, voi lo sapete che apre alle 7 di mattina al villaggio e che la prima cosa che vedi entrando in un villaggio NFL è il parco giochi per i bambini. Perché? Perché nessun genitore, innanzitutto rispetto per i bambini e l'investimento degli Stati Uniti verso le nuove realtà, ma soprattutto, ancora più importante, è dal punto di vista profit, nessun genitore dice di no al figlio. A me, se mia figlia mi chiede una cosa, ho difficoltà a dir di no. Lo so che è sbagliato, ma ho difficoltà. Dentro poi c'è la parte festival. Il festival è ovviamente il legame tra community, people e sport. Da festival nasce ovviamente la definizione di festivalizzazione o
ovvero rendere un evento sportivo non festival, ma che abbia le caratteristiche della festivalizzazione. Perché? Perché oggi dichiarare un evento sportivo di alta performance di una federazione festival va a snaturare quello che è il branding del proprio sport e soprattutto la connessione olimpica, il rispetto anche verso i valori della federazione internazionale. Allora si tende sempre a chiamarlo campionato del mondo di, coppa europea di, ma si può festivalizzare, ovvero dentro lo gestiamo a modo di festivalizzazione, cercando di creare un'interazione, ovvero una connessione totale tra community, people e sport. Questo è molto importante. Uno, perché rende, crea profitto, indubbio, perché comunque una festivalizzazione gestisce e propone servizi e i servizi vanno pagati. Marco, scusa, se mi permetti, sì, è importante quello che tu dici. In Italia ci stiamo arrivando, per esempio l'operazione che sta facendo Sport e Salute con gli eventi del, del Parco del Foro Italico. Faccio un esempio. Paddle, adesso è finito il beach volley, cioè c'è il villaggio, no? Sì. Fuori che si fa. E va bene. Che cosa, quello che è importante è quello, cioè, quello che stai dicendo è molto importante per chi vuole operare in questo settore, perché occorre fare dei progetti sostenibili e la profittabilità, il profit è un elemento fondamentale, no? E questo proprio ce lo deve dare ovviamente con i numeri, no? Del budget dell'evento sportivo, ma con la festivalizzazione. Faccio proprio un esempio pratico. Nel villaggio per il Foro Italico, Sport e Salute, cosa ha compreso? Che ci sono degli eventi nei quali la festivalizzazione, diciamo, deve essere gratuita, cioè l'ingresso del pubblico nel villaggio deve essere gratuita, poi chiaramente l'espositore, che può essere di food and beverage, può essere di sponsor, può essere, cioè a Roma abbiamo poco artigianato, ma insomma voglio dire, in una località più piccola magari, no, dell'artigianato eccetera, e quindi è gratuito. In altri, per esempio per il tennis internazionali, per entrare nel villaggio, quindi dove poi potevi mangiare, bere, vedere delle cose, ma non vedere ovviamente i match, diciamo lo sport, pagavi 20 euro solo per entrare lì. Ma la gente, era così il villaggio. Quindi quello che dici, cioè è importante questa visione che ci dà Marco, perché noi in Italia su questo ancora dobbiamo lavorare molto, però all'estero, e quindi quello rende, aiuta al profit dell'evento. Scusa l'interruzione. No, hai fatto bene, ma sono d'accordissimo con te, Daniela. Tra l'altro spesso e volentieri chi dice in Italia ancora non funziona poi se la prende, ma noi diciamo così perché teniamo la nostra nazione, e siccome siamo persone intelligenti dobbiamo compararci. Vi faccio un piccolo esempio: tanti paesi che sono cresciuti dal punto di vista sportivo non hanno fatto altro che prendere i migliori allenatori cercando di capire come lavorano gli altri paesi. Ci sono tanti paesi dove io lavoro, molto intelligenti, che stanno crescendo, dove vedono e cercano di capire quali sono i paesi che hanno un modo di lavorare più simile a loro. Allora, secondo me, oggi, in qualsiasi industria sportiva nazionale, è giusto che ci sia sempre un'attenzione, una calda attenzione a quello che fanno gli altri. Vediamo che stanno facendo, cerchiamo di capire. Ripeto, io dico sempre una cosa, da democratico, l'equilibrio è la cosa più importante. Cercare di prendere il positivo e il negativo di ogni sistema. Quello che noi dobbiamo cercare di capire, quando si lanciano progetti, ci deve essere dietro uno studio del sistema per cercare di capire quanto questo progetto possa essere sostenibile. Sicuramente tante cose non possono funzionare da noi, tante possono funzionare, come per dire, faccio consulenze in alcune parti, in alcuni comitati olimpici, dove mi chiedono: il sistema italiano, il sistema americano, guarda, questo può funzionare nel tuo paese, quest'altro non può funzionare, pur essendo un buon sistema. Quindi tu devi capire anche, no? È come una persona magari che ha un certo tipo di fisico e pretende di doversi vestire, magari una persona un po' sovrappeso, no? Che magari vuole vestirsi slim fit, ma come fai? Possibile? Magari ti metti dei vestiti un pochino più larghi, ti slancia, è il vestito che fa per te. Quindi trovare anche un modello tailor made, e su questo anche, ripeto, la scuola dello sport management americana è molto attenta. Addirittura
nell'università di Missouri, dove io provengo, il mio professore Rick McGuire, lui ha creato la diciamo il dipartimento di psicologia sportiva di positive coaching, come rendere positivo l'allenamento verso i ragazzi under 12, con tutte ovviamente realtà, idee, proposizioni che la maggior parte di noi che hanno lavorato nello sport, vabbè, ma queste sono ovvie, però ha creato un framework, un sistema di lavoro, e noi dovremmo creare un framework, un sistema di lavoro da usare. Oggi, secondo me, per come la vedo, qualsiasi buon progetto di turismo e sport deve essere avallato, ma purché sia sostenibile. Che tu mi promuovi un progetto bellissimo, ma non è sostenibile, fai male a te stesso, fai male anche alla community, fai male anche al sistema, fai male all'industria, è tutto un circolo vizioso. Quindi capire dove noi possiamo essere sostenibili. Quindi abbiamo fatto un po', diciamo, un riassunto di quelle che sono le caratteristiche e i pilastri di un evento sportivo. Io mi focalizzo molto sui medi e piccoli eventi, perché sono quelli che oggi sono l'anima e che costano di meno, sono sicuramente un meno rischio, ma possono portare turismo. Io mi ricordo all'epoca in Lega B, quando c'era il presidente Abodi, aveva creato un progetto molto interessante, un legame, un framework, come riportare il tifoso, come portare il tifoso di Serie B, che ovviamente ha molto meno interesse di quello di Serie A, allo stadio, nonostante noi non abbiamo degli stadi che offrono, anzi non offrono nulla, però apro e chiudo la parentesi, attenzione, qua non si tratta di dover ricostruire gli stadi, qua si tratta di dover costruire un'organizzazione, perché uno stadio, seppur vecchio, seppur gestito, mettendo anche dei servizi extra, service, può funzionare. Quindi è troppo facile, mancano gli stadi, no? Manca l'organizzazione dei servizi verso gli stadi, poi facciamo anche lo stadio, ma se tu in uno stadio magari crei dei servizi, poi lascia il tempo che trova anche l'estetica, il design, la funzionalità. Cerchiamo di essere molto chiari, non ci nascondiamo dietro colonne strette, perché poi dopo alla fine ci vedono, ci trovano. Sono delle stupidaggini queste, sostanzialmente, a parer mio. Lui creò questa connessione, e ci lavoravo anch'io in questo progetto, con il Gambero Rosso, dove avvicinare tutte queste persone che hanno interesse culinario verso ristoranti nelle zone dove si giocava la partita, per poi finalizzarlo dopo una bella e ricca mangiata con una possibilità di andare a vedere un match, magari un match di non cartello, cioè, ma chi ci va a vedere un match di non cartello? Lo puoi vedere attraverso questa possibilità di unire l'utile al dilettevole. Quindi questa è un po', diciamo, la caratteristica anche della festivalizzazione, ovvero l'experiences, il memories, il servizio, la capacità di essere ibrido, né dolce né salato. Vado a vedere un evento, uno sport che io non conosco, però c'è il parco giochi per i bambini, c'è la parte dedicata al food, c'è la parte dedicata comunque al concerto. Io vado dentro. Poi magari questa multicapacità di servizi mi crea anche la possibilità di poter comunque innamorarmi di questo sport, che prima o poi magari dovrò conoscerlo e che non avevo conosciuto prima. Quindi questo ruota un po' intorno a, gli americani li chiamano dei tricky, no? Tutti i trucchetti, però non li dobbiamo usare. Vogliamo portare profitto o no? Penso di sì. Oggi a me viene da ridere quando mi dicono non possiamo far profitto, no? Ci sono due modi di fare profitto. Il profitto buono, che è quello che si reinveste sullo sport di base, che è fondamentale sul movimento, perché se non ci sono i soldi sul movimento non si può reinvestire. Chiudo la parentesi. Allora, cerchiamo di andare a vedere anche i fattori che creano la combinazione giusta vincente nella festivalizzazione di un evento sportivo. Innanzitutto deve essere autentico. Una persona oggi, per essere nel ricordo o un servizio, deve essere autentico. Quindi questo è molto importante. Unico. Solo quel tipo di evento mi può dare quel tipo di ricordo. Spiritualmente festivalizzante, pieno di energia. Abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno di positività. Nella vita solo una cosa c'è certa, la morte.
tutto il resto è da costruire. Allora, se una cosa è certa è la morte, cerchiamo anche di capire come goderci nel miglior modo possibile questa esperienza. La qualità dei servizi, della gestione, del framework. Tradizione è importante, in Italia la tradizione è importante e dobbiamo andarne ovviamente fieri di questo. La capacità di dare ospitalità, la capacità di diventare un simbolo per chi ama questo tipo di evento, per chi ama questo tipo di sport. La capacità di avere più gol, che la molteplicità del gol può essere il profitto, il miglioramento sociale, il miglioramento territoriale. Ognuno di noi ha un obiettivo. Faccio un piccolo esempio, parliamo, passo indietro, Legacy Olimpiche. Quante critiche si sono fatte su quei paesi che non hanno dato il Transform of Knowledge? Voi dovete sapere che alla fine di un gioco olimpico si deve dare ovviamente il Transform of Knowledge, ovvero lo studio di tutte le casistiche accadute e studiate durante un gioco olimpico. Due paesi non l'hanno dato, Russia e Cina, Sochi e Pechino. Motivi loro. Però vedete, non si può dire Sochi è stato un evento in perdita totalmente o Pechino lo stesso. Non è così. È vero, hanno perso dal punto di vista economico, ma non era il loro obiettivo quello di fare profitto economico. Il loro obiettivo era quello di rilanciare la nazione e ristabilizzare la società. Oggi Sochi è diventata una città importante perché ospita i Gran Premi di Formula 1, perché è diventata la stazione sciistica più importante di quella zona. Ha usato i Giochi Olimpici, la Russia ha vinto, la Cina nel 2008 ha totalmente capovolta quella che è la mentalità nel dire Cina chiusa, Cina dittatura, oddio, non è così, non è così, hanno lanciato attraverso i Giochi Olimpici. Quindi ognuno di noi ha un obiettivo, nei medi e piccoli eventi ovviamente l'obiettivo è la profittabilità per noi che siamo imprenditori, il miglioramento anche dei followers, dei praticanti di questo sport e anche il rilancio del territorio. Ovviamente gli stakeholder principali non sono solamente i partecipanti, ma sono anche le aziende. Aziende che vogliono e devono essere coinvolte. Ma per coinvolgere le aziende basta, vi prego, a chiedere sponsorizzazioni senza progetti. È umiliante, secondo me è diventata una cosa umiliante proprio. Oggi le sponsorizzazioni si devono chiedere attraverso un progetto. L'azienda è un rapporto di business cooperation, come chiamano gli americani. Io ti sponsorizzo, ti do soldi per fare profitto, tu cosa mi dai in cambio? Tu mi devi far riprendere questi soldi, eh? Non è un costo per me, non è una, diciamo, una onus, no? È un rapporto di business. Allora è importante oggi che anche le medie e piccole realtà debbano proporsi attraverso una progettualità, la vision, la mission, la strategy, quali sono? E vediamo se cozzano o non cozzano con le aziende. Ecco perché spesso e volentieri è vero che non ci sono più soldi di una volta, è vero che in molte società non c'è quella mentalità così aperta, ma è altrettanto vero che bisogna saperli chiedere i soldi nelle sponsorizzazioni, bisogna convincere. Quello che tu chiedi è un investimento, non è un costo. I soldi ritornano indietro, o ugualmente o con maggior profitto sopra. Attenzione anche internazionale. È importante l'attenzione internazionale, il livello anche di attendibilità e l'immagine anche che possa migliorare assolutamente il branding di queste regioni o di questi luoghi. Quindi queste sono, tra virgolette, delle chiavi date dal famoso ricercatore di sport e turismo Goetz, che nel 2005 diede queste pilastri. Vado avanti, andiamo un attimino a fare un passo indietro. Abbiamo detto tante cose, abbiamo velocemente creato un box di contenuti e di definizioni per capire quello che stiamo dicendo.
Oggi quali sono gli eventi più profittevoli? Più profittevoli, eh? Beh, sicuramente sono i Giochi Olimpici con la cerimonia di apertura. È vero che questo dato è un dato che riporta la profittabilità spalmata in 4 anni, mentre la profittabilità del Super Bowl è annualmente. Però guardate il Super Bowl come sta recuperando. Da 2,68 siamo arrivati a 3,36. Questo vuol dire circa 1.300.000 dollari e quant'altro, contro 1.706.000 dollari